Un altro grande progetto, sempre di carattere europeo, con cui l'Agenzia si è confrontata in questi anni, è lo sviluppo del progetto Copernicus, un altro grande nome di uno scienziato che sta in questo caso a riferirsi all'insieme, alla costellazione di satelliti per l'osservazione della Terra, con una serie di occhi e di sensori diversi, che stanno permettendo sempre di più di capire problemi importantissimi come il cambiamento climatico, interventi sulle emergenze, la valutazione del danno dovuto a allagamenti e a incendi, ma anche l'agricoltura di precisione, ma anche l'andamento nel tempo delle coste, l'erosione e tantissimi altri servizi del territorio, dell'ambiente, che hanno implicazioni economiche sempre più importanti. Un altro esempio di questi 30 anni appunto, è la partecipazione dell'ASI a questo processo che culmina in Copernico, sviluppando sia dei satelliti nazionali, pensiamo alla costellazione Cosmos SkyMed, che è un riferimento mondiale per la precisione in satelliti di tipo radar. Quattro satelliti che da 10 anni ci danno informazioni preziosissime sul nostro territorio, lo sviluppo di nuovi sensori, fra poco lanceremo il sensore Prisma, chiamato sensore iperspettrale, perché permette di fare dei passi avanti rispetto a quello che è la normale osservazione fotografica, aggiungendo una dimensione sul tipo di colore determinato con grande precisione, quindi si riescono a vedere gas o inquinanti di tipo diverso, o al futuro utilizzo di ulteriori tecnologie nei piccoli satelliti che stiamo sviluppando col progetto Platino per le applicazioni innovative di osservazione della Terra. Questo tipo di attività ci permettono, in collaborazione con l'ESA, in preparazione per i famosi Sentinel del programma Copernico, di contribuire sia con i nostri scienziati, ma anche con le nostre industrie, alla realizzazione di questo grande progetto europeo che è Copernicus.